Benvenuti a tutti, sono Stefania Bergamasco e benvenuti anche i nostri relatori, i dottori Domenico Scalzo, Roselia e Cecilia Catalano. E mi presento velocemente per poi passare alla presentazione del webinar. Sono in Istat dal 97, ho avuto il piacere e la fortuna di seguire alcuni progetti che hanno supportato grandi cambiamenti in istituto, quali quelli il nuovo sistema a supporto dell'indagine continua sulle forze di lavoro, in cui si è passati da trimestrale a continua, si è sperimentata per la prima volta la rete di rilevazione, per la prima volta la combinazione delle interviste con tecniche CATI e CAPI. Ho seguito l'implementazione del nuovo sistema unico di diffusione dell'istituto, i.stat, e attualmente sono parte del gruppo di coordinamento che sta organizzando il nuovo impianto per mettere a disposizione dell'utenza le informazioni dei registri. Questo webinar è un webinar che un po' vi vuole raccontare quali sono le innovazioni che l'informatica sta supportando all'interno dei grandi cambiamenti che l'Istituto Nazionale di Statistica sta affrontando. Vi menziono quelli che sono direttamente collegati al contenuto che noi andremo a vedere. Il primo tra tutti, che certamente vi è noto, è il passaggio da un'organizzazione di uffici e sistemi informatici per stovepipe, quindi per singolo processo di indagine, ad un'organizzazione trasversale. E il secondo è stata la grande introduzione del sistema dei registri. E il passaggio dal censimento decennale al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, e poi il grande tema dell'agenda digitale, quindi l'esigenza tra i tanti aspetti del collegamento a SPID e alla carta dell'identità elettronica. I nostri relatori ci racconteranno come l'Istituto, in particolare appunto la direzione informatica, sta supportando questi cambiamenti. Passiamo quindi a annunciare l'intervento del primo dei nostri relatori, che è il dottor Domenico Aprile. È con noi in istituto, buongiorno Domenico, con noi in istituto dal 2011, e si occupa di architetture dati, big data e business intelligence. In particolare lui è coordinatore della parte proprio tecnologica del progetto che sta realizzando il nuovo impianto per la valorizzazione dei registri, ed è anche membro del Comitato Tecnico Scientifico per lo studio dei focolai epidemici del Covid-19. Ci parlerà dunque di questo nuovo impianto, contestualizzandolo all'interno dell'istituto, di quelle che sono state le sfide che sono state affrontate e anche le sfide che si intende affrontare nel futuro e degli obiettivi raggiunti, descrivendo ovviamente in modo particolare l'architettura tecnologica che stanno realizzando. Prego Domenico, a te la parola. Grazie Stefania, buongiorno a tutti. Come vedete, ho diciamo, il compito arduo di presentare in pochi minuti quello che è un progetto molto complesso dell'Istituto. Si tratta del progetto RAF. Qua vediamo una. Non so, ok. Scusate, non riuscivo a scorrere. L'indice che si chiarirà meglio nell'arco dell'esposizione. Questo progetto ha il compito, si è presupposto il compito, l'obiettivo di mettere a punto una nuova infrastruttura tecnologica per la valorizzazione del patrimonio informativo dell'Istituto e dei registri. Cosa sono i registri per coloro che non sono addentro alle tematiche dell'Istat? I registri sono degli archivi informativi dentro cui confluiscono le informazioni provenienti da varie fonti, dai censimenti alle indagini, alle fonti amministrative. Questi dati vengono tutti sottoposti a un processo di revisione e di validazione. Una volta superato questo processo, i dati consolidati vengono archiviati e messi a disposizione in questi registri organizzati, i registri di base, i registri tematici per argomento, diciamo. Quindi il cardine di questo progetto, i cardini, se vogliamo, sono due: da un lato questo patrimonio informativo e dall'altro lato gli utenti,
che ne devono fruire. Gli utenti sono di vario tipo, sono dal semplice cittadino agli utenti istituzionali, enti di ricerca, ma anche enti privati, e quindi imprese o qualsiasi, soggetto che voglia fruire dei dati, dell'istituto. I principi che guidano, che hanno guidato questo, progetto sono quindi la promozione della standardizzazione tecnologica, la gestione della confidenzialità, che quando si parla di dati è un argomento di primaria importanza, l'efficace time to market, quindi la minimizzazione della latenza che intercorre tra il momento in cui il dato viene validato e consolidato nei registri, al momento in cui viene messo a disposizione e possibile fruirlo da parte degli utenti. Quindi la messa a punto di servizi orientati all'utenza e quindi con l'occhio alla personalizzazione e alla semplificazione della modalità di fruizione di questi dati. E ovviamente questi dati che sono organizzati per dimensione e per diverse granularità. Per raggiungere questo scopo è stato messo a punto un gruppo di lavoro molto articolato e interdisciplinare che tocca varie strutture e direzioni dell'istituto, ognuna delle quali, diciamo, si è occupata di una particolare area specifica. La DCIT ha il compito e ha avuto il compito di raccogliere le specifiche e i requisiti definiti da queste aree, elaborarli tecnologicamente, farne una sintesi e mettere a terra in una infrastruttura tutte queste esigenze e problematiche. Le aree, le vedete qua, sono i registri che rappresentano il contenuto vero e proprio, i metadati che sono fondamentali per la descrizione e la rappresentazione del dato. L'architettura tecnologica è quella che è di responsabilità della DCIT, l'integrazione della base dati in cui gli esperti di dominio sostanzialmente si occupano di integrare e di dare valore al dato, quindi di definire gli indicatori e sostanzialmente viene rappresentato in questo passaggio il passaggio dal dato elementare alla informazione vera e propria. Altre tematiche sono la sicurezza, ovviamente informatica, la privacy, quindi la gestione della confidenzialità. L'attenzione all'utenza, quindi con la definizione di classi di utenza particolare, la comunicazione e poi l'architettura complessiva e il processo di produzione che va appunto dal dato al momento in cui deve essere fruito. La DCIT mette a terra tutte questi requisiti con un'infrastruttura che qui vedete rappresentata. È un'infrastruttura che quindi parte nello strato più in basso, che vedete dai registri nelle loro varie declinazioni. Questi registri rappresentano i dati in una modalità consona per l'archiviazione, quindi è una modalità che è opportuna per l'archiviazione, ma non è adatta altrettanto in maniera opportuna per l'analisi e l'elaborazione. Quindi c'è un'attività, uno strato di lavorazione di questi registri in cui i dati vengono elaborati, preaggregati in una nuova base dati integrata sostanzialmente, organizzata si chiamano data mart, quindi sono delle forme preelaborate di dati, messi in relazione attraverso un catalogo dei metadati con i metadati stessi per la loro descrizione e rappresentano la base dati del RAF. Sopra vediamo uno strato di virtualizzazione realizzato con il software Denodo, che è uno strato che è inteso come accesso unico, un collettore unico di accesso ai dati, col quale è possibile collegarsi non solo alla base dati del RAF, ma eventualmente ad altre fonti che dovessero rendersi necessarie per questo o per altri progetti. Non è uno strato solo passivo, ma è uno strato a cui vengono demandate anche alcune attività, quali quella della gestione della confidenzialità rispetto agli utenti, quindi la protezione del dato, il calcolo degli indicatori e quindi ha una sua importanza intrinseca. Infine, nella parte superiore abbiamo il front-end, quello che l'utente vede. Quello che l'utente vede sono questi strumenti, in particolare sono Tibco Spotfire e RapidMiner, che consentono di accedere al dato. Dalla sua forma più elementare, quindi il dato elementare che è possibile scaricare ovviamente per gli utenti che sono abilitati a questo,
Il dashboarding, che è la forma più strutturata del dato, in cui il dato è già elaborato e rappresentato in maniera consona dagli esperti di dominio, a tutte le fasi intermedie in cui l'utente ha la possibilità autonoma di fare sue elaborazioni, dalle self-BI, data discovery, e poi c'è uno strumento specifico per il data science e il Rapid Miner che consente in maniera semplificata e visuale di implementare tutte quelle tecniche statistiche di machine learning che ormai sono patrimonio e consentono di valorizzare ovviamente il dato dell'istituto, i registri dell'istituto. Qui vediamo un esempio di dato strutturato, quindi una dashboard che è realizzata sostanzialmente per gli utenti base, diciamo, quindi in cui c'è una guida alla lettura del dato, sia dal punto di vista del contenuto, quindi vengono rappresentati già degli indicatori, quindi già una forma elaborata del dato, sia dal punto di vista della rappresentazione, quindi gli esperti di dominio hanno anche scelto la modalità di rappresentazione più opportuna per rappresentare i vari indicatori. Ovviamente questa è una delle modalità di fruizione e come abbiamo visto ce ne sono altre a seconda della sofisticazione e della competenza degli utenti che fruiranno. Le sfide che abbiamo affrontato per questo progetto ovviamente sono di vario tipo. Come dicevamo, se da un lato abbiamo i dati, l'altro cardine del progetto sono gli utenti, quindi gli utenti hanno, questo significa che è stato necessario mappare le classi di utenza, quindi definire l'accountability, quindi quali sono i profili degli utenti che dovranno fruire di questo patrimonio informativo. È stata fatta una mappatura sostanzialmente attraverso due dimensioni, una dimensione funzionale, quindi delle funzioni messe a disposizione in base alla sofisticazione degli utenti che accedono, dicevo, dal semplice cittadino a utenti istituzionali, e poi in base alla visibilità sui dati, quindi l'autorizzazione che l'utente ha sui dati, visibilità verticale o orizzontale, quindi verticale profondità e orizzontale per aree. L'integrazione, ovviamente questo è collegato con l'autenticazione degli utenti e qua vediamo l'integrazione con lo SPID, che è lo standard nazionale, ma anche una modalità identificata per gli utenti internazionali in cui non è presente lo SPID, che sono i social. E questo appunto consente a vari utenti di accedere e fruire in maniera personalizzata delle funzioni del RAF. Un'attenzione particolare è stata rivolta anche all'accessibilità, che è un tema molto sentito in Italia, e ovviamente alla sicurezza tecnologica con dei test di vulnerabilità che sono stati svolti, e poi, come dicevo, l'AIR virtuale, che è uno standard che intendiamo proporre per l'Istat. Gli obiettivi raggiunti li vediamo qua. Ovviamente il primo passo è stata la scelta dei prodotti. Due piattaforme erano già presenti in istituto, ETL, il prodotto di Data Integration e di Data Virtualization. Sono stati scelti invece tramite una procedura di selezione apposita e delle POC con dei casi d'uso concordati con gli altri gruppi afferenti alle altre aree tematiche. Sono stati scelti i prodotti di data visualization, tipico Spotfire, e di data science, Rapid Miner. È stata definita l'architettura del RAF, sono stati predisposti gli ambienti, sono stati integrati con il sistema di autenticazione dell'istituto Single Sign-On, è stato affrontato il problema del multilinguismo, eccetera. Sono definita la prima dashboard. Quali sono le ricadute del progetto per l'istituto? Sostanzialmente sono due: una tecnologica e una di governance, di modello di gestione. Quindi quella tecnologica è tutta l'infrastruttura di accesso ai dati. Quella di governance è appunto il processo comprendente anche l'analisi dei rischi che, trattandosi anche di integrazione dei dati, diciamo, è molto complessa. Il riuso già l'abbiamo visto applicato in un progetto che si occupa della previsione dei focolai epidemici del Covid, e quindi già una ricaduta l'abbiamo in pratica in parallelo mentre si sviluppa, si perfeziona il RAF. Un minuto, Domenico. Sì. I prossimi passi saranno la messa a disposizione dei nodi informativi, la gestione degli accessi in base alle regole di confidenzialità e il porting dell'ETL sulla nuova piattaforma dedicata presentata per l'istituto. Vi
Vi ringrazio, e qua trovate i riferimenti che sono i miei, di Mario Magarò che si è occupato delle infrastrutture IT e di Mariano Crea che si è occupato per la parte di competenza di CIT della realizzazione della base dati. Grazie e ripasso la parola a Stefania. Grazie Domenico. Passiamo ora la parola alla dottoressa Roselia. La dottoressa laureata in fisica è con noi in istituto dal 2001 ed è responsabile attualmente sia della gestione del centralino che della gestione della postazione di lavoro e del service desk. Quindi a lei l'onere di curare le nostre postazioni, le utenze, le policy delle utenze, i sistemi antivirus, le configurazioni, la fonia mobile e di curare anche il servizio di service desk. All'interno dunque di questa sua responsabilità le è stato chiesto di curare, quindi mettere in piedi sia da un punto di vista organizzativo che proprio di infrastruttura, la gestione della flotta dei tablet che vengono messi a disposizione per la rete di rilevazione del censimento permanente, che era appunto l'altro grande cambiamento e trasformazione che l'Istituto sta affrontando. Mi diceva la collega che sono circa 20.000 tablet, di cui 16.000 già distribuiti. E lei ci racconterà un po' quella che è stata la strategia di implementazione, quindi come si è arrivati a questo risultato, il modello di gestione che si è scelto di attuare tra i possibili, la tecnologia con la quale governare appunto questa flotta distribuita sul territorio nazionale, le configurazioni che si sono decise al fine di meglio gestire ovviamente la sicurezza e tutte le problematiche legate alla cura del dato, che per l'Istituto è ovviamente fondamentale proprio a difesa della privacy dei cittadini, e quindi poi un po' vedendo anche come questo impianto può evolvere nel futuro. Passo la parola a Rosa, con piacere. Prego. Grazie infinite. E a questo punto condividerei lo schermo. Spero che si veda la condivisione. Sì, sto facendo. Ok. Lo vedete bene? Allora, come diceva Stefania, come ha già anticipato Stefania, che ringrazio, il mio intervento volgerà soprattutto all'analisi di alcuni aspetti specifici dell'infrastruttura di digitalizzazione dei censimenti permanenti. Allora, nel salutarvi e nel ringraziarvi per essere presenti a a questo breve excursus, vi illustro intanto quale sarà il contenuto dell'intervento che ci apprestiamo a fare, che comincerà dalla descrizione del contesto nel quale ci siamo mossi per analizzare le problematiche che abbiamo dovuto affrontare. E la modalità nella quale abbiamo trovato le soluzioni, secondo noi, più opportune per la gestione dell'infrastruttura tecnologica dedicata ai censimenti. Faremo poi un focus su come i dispositivi dedicati ai censimenti permanenti e consegnati nelle mani dei rilevatori siano stati configurati, e da ultimo vedremo come questa infrastruttura in realtà non è stata statica durante il corso del tempo, ma ha subito e subirà, continuerà a subire delle evoluzioni che ci garantiscono una maggiore efficienza nel processo che si sta analizzando. Intanto, come immaginerete, il sistema di sostegno dei censimenti permanenti è sicuramente un sistema complesso. Qui analizzeremo alcuni degli elementi che lo compongono. Intanto, i dispositivi che occorrono per la conduzione della rilevazione, i sistemi che sono atti a gestire questi dispositivi e gli applicativi per la conduzione e la gestione dell'indagine che sono a corredo.
Questi ultimi sono molteplici e vanno dal sistema di gestione indagini al sistema di autenticazione, alla nuova app che è stata realizzata proprio quest'anno per effettuare, diciamo, per somministrare il questionario ai rispondenti e al questionario stesso che fino all'anno scorso era online. In particolare, però, all'interno di questo intervento ci concentreremo sui primi due aspetti, e cioè diciamo, sui dispositivi e sulla loro gestione che hanno presentato, diciamo, delle notevoli sfide. In particolare, come accennava già Stefania, l'Istituto ha acquisito più di 20.000 tablet che sono dedicati non solo ai censimenti della popolazione, ma anche sono stati utili ad altre indagini. Per esempio i prezzi, che è un'indagine continua e che è tuttora in svolgimento, il censimento dell'agricoltura, il censimento della popolazione e l'indagine degli aspetti sulla vita quotidiana. La flotta, che è dispiegata sul territorio nazionale, sull'intero territorio nazionale, è costituita da due tipologie diverse di tablet, i Tab A6 e i Tab S5e. I primi hanno sistema operativo Android 8.1, i secondi Android 10, quindi abbiamo anche un disallineamento all'interno della flotta, e questo perché i dispositivi sono stati acquisiti in momenti diversi in base a esigenze che sono sopraggiunte quest'anno. Altro elemento che analizzeremo con una certa cura è il sistema centralizzato per la gestione delle applicazioni e delle configurazioni su tablet. Questo perché quali sono le nuove sfide che abbiamo dovuto affrontare con l'introduzione dei censimenti permanenti nel 2018? Come sapete, diciamo, l'Istituto si occupa già da tempo di diciamo, assegnare e configurare dispositivi mobili per la conduzione delle indagini. Già nella mia esperienza, più di 10 anni fa, diciamo, le indagini di forze di lavoro e dei prezzi erano condotte con dispositivi mobili. Il processo in quel caso era a valle dell'acquisizione dell'istituto di diciamo in qualche maniera acquisire i tablet, portarli in casa, configurarli dopo aver raccolto i requisiti e definito la configurazione e quindi distribuirli di nuovo ai rilevatori. Tuttavia, diciamo, la differenza rispetto al passato, diciamo, oltre a un elemento che è assolutamente rilevante, che sono i maggiori requisiti di sicurezza che si intendeva curare, è anche il numero di dispositivi che si doveva configurare. Come abbiamo detto, al momento sono oltre 20.000, ma nel corso già nel 2018 erano poco meno di 14.000. Quindi è chiaro che un approccio simile a quello adottato in passato non poteva essere efficace, sia in termini di dispendio di tempo, sia in termini di dispendio di risorse umane che avrebbero dovuto lavorare. Quindi i problemi legati agli apparati erano sostanzialmente legati alla configurazione iniziale degli apparati, al successivo aggiornamento del sistema operativo, perché non dimentichiamoci che sempre per motivi di sicurezza questi tablet andavano aggiornati per allinearsi alle policy di sicurezza e alle patch di sicurezza dei sistemi operativi successivi, e agli applicativi da utilizzare, nel senso che anche gli applicativi costituivano un problema non indifferente, soprattutto in caso di aggiornamento di quest'ultimi in corsa. Noi abbiamo consegnato, diciamo così, i dispositivi nel 2018 ad alcuni comuni, non li abbiamo mai più ritirati, tuttavia c'era l'esigenza già allora prevista che ci fossero degli aggiornamenti negli applicativi che venivano utilizzati per la conduzione della rilevazione. Come dicevo prima, un altro elemento assai importante nella progettazione dell'infrastruttura informatica è la protezione dei dati, perché sui dispositivi erano presenti dati legati alle famiglie, quindi quantomeno dati personali. Quindi dovevano essere protetti i dispositivi sia per l'utilizzo da parte dei rilevatori, quindi che un rilevatore non potesse usare diciamo qua, il tablet di un altro e accedendo indebitamente ai dati, in caso di frusto o smarrimento dei dispositivi ancora di più,
e cosa che accade ormai da diversi anni in caso di riassegnazione dei tablet diversi. Infatti, come sapete, all'interno della rilevazione del censimento permanente ci sono dei comuni che fanno la rilevazione solo per un anno, dopodiché i dispositivi vengono ritirati da questi comuni ed assegnati ad altri, e si voleva essere sicuri che su questi dispositivi in ricorso di riassegnazione non fossero presenti i dati personali già inseriti da comuni precedenti. Ovviamente la soluzione che si è cercata e che si è trovata non poteva essere che una gestione centralizzata dei tablet. Quindi abbiamo cercato di realizzare un'infrastruttura che fosse versatile e scalabile, questo per adeguarci ai mutati scenari e anche al mutato numero di tablet, come è accaduto di recente, che ci fosse un controllo centralizzato sia per le configurazioni del dispositivo che per gli aggiornamenti del sistema operativo che per le politiche di sicurezza dei dati, che fosse possibile, in caso di riassegnazione o furto, inviare dei comandi al tablet in maniera tale che si resettasse in maniera automatica, e in ultimo ma non da ultimo il fatto che l'utente finale avesse una user experience gradevole e diciamo facilitata nell'utilizzo del tablet. Quindi la configurazione iniziale del tablet doveva risultare assai simile a quella diciamo in utilizzo per i tablet di tipo consumer. Quindi diciamo, adesso vediamo un pochettino qual è la soluzione tecnologica che abbiamo adottato. In realtà è l'uso combinato di due infrastrutture diverse, un setup manager e un mobile device manager. In particolare la gestione dei dispositivi, che viene fatta su base email, quindi attraverso l'identificativo unico del dispositivo, viene fatta per la parte di configurazione intesa in senso stretto, quindi per esempio l'impostazione della lingua, l'utilizzo di alcune interfacce del tablet stesso, come per esempio la wifi o l'interfaccia diciamo che consente la porta USB e cose tipicamente hardware, con il prodotto che è un prodotto in cloud distribuito dalla Samsung. E questo ci è stato diciamo molto utile, perché il fatto di avere dispositivi e sistema di diciamo gestione dello stesso brand ci ha consentito di definire in maniera molto fine le politiche di sicurezza sui tablet. In più, sempre attraverso il cloud, è stato acquisito l'altro prodotto, che è Samsung iPhoto, che ci consente invece di effettuare gli aggiornamenti del sistema operativo al volo, tra virgolette, quindi lanciandoglieli da remoto e aggiornando tutta la flotta alla stessa versione del sistema operativo, non consentendo quindi che questo venga effettuato in maniera autonoma da parte dei rilevatori. Inoltre abbiamo utilizzato la piattaforma Citrix Mobile, e questa piattaforma è invece dedicata alla distribuzione delle applicazioni che sono utili alla conduzione della rilevazione. Com'è quindi la configurazione dei dispositivi? La disposizione è fatta in modo che viene disabilitato il Play Store, viene bloccata la memoria interna ed esterna e la navigazione non è consentita. In più vengono distribuite in autonomia, almeno sulla parte di Android Legacy e l'8.1, le applicazioni. Per la parte di Android Enterprise quest'anno si è aggiunta anche l'introduzione di un Play Store che consente l'installazione di tutte le applicazioni che vedete qui elencate, quindi una configurazione assolutamente bloccata. Come ho detto prima, l'evoluzione di questa piattaforma è cominciata, in particolare nel 2021 è stato introdotto sulla parte nuova della flotta Android Enterprise l'utilizzo di Teams sia per la parte di formazione che di comunicazione per gli utenti. L'app Rilevo, che non è argomento di questa discussione, ma che ha anche introdotto un enforcement notevole sulla sicurezza dei dati dei rilevatori, e l'autenticazione dei rispondenti con SpeedCIE, della quale vi parlerà poi la dottoressa Catalano a seguire da me.
prossimi passi saranno il completamento del passaggio della flotta ad Android Enterprise e una realizzazione del sistema di single sign-on tra le utenze del sistema di autenticazione ISTAT e TIS. Vi ringrazio per l'attenzione, qui di seguito potete vedere i riferimenti miei e del dottor Margarò che con me collabora per la gestione dei dispositivi. Bene, grazie Rosa. Adesso passiamo la parola alla collega Cecilia Catalano. Cecilia è una laureata in ingegneria elettronica ed è in istituto dal 2001, però dal 96 si occupa di sicurezza. Prima dell'ISTAT ha lavorato come ricercatrice nella Fondazione Ugo Bordoni. Attualmente è responsabile della gestione della sicurezza informatica in istituto e quindi è anche responsabile del Security Operations Center, il centro che si occupa di prevenire, di rilevare e poi eventualmente di gestire gli incident legati appunto alla sicurezza informatica. Devo dire che in questi anni varie volte ci sono stati degli allarmi che poi sono stati sempre governati benissimo. E mi raccontava la collega che nel 2018 già si parlava di un sistema che già si implementava proprio sotto la sua responsabilità di un sistema unico di autenticazione degli utenti. Questo sistema in questi ultimi anni lo si sta evolvendo proprio in ottemperanza dell'agenda digitale e di tutta una serie di altre problematiche tecnologiche e quindi adesso la collega ci racconterà come è avvenuta questa evoluzione, qual è lo stato dell'arte e anche in questo caso qual è lo sviluppo che si intenderà perseguire anche nel prossimo futuro. Prego Cecilia, a te la parola. Grazie Stefania e buongiorno a tutti. E condividiamo le slide. Okay. Allora, in quest'ultima parte del webinar parliamo di autenticazione, come è stato anticipato dai miei colleghi, e in particolare parleremo del sistema che è stato realizzato in ISTAT per l'autenticazione degli utenti e di come sia stato integrato per supportare l'autenticazione con SPID e carta d'identità elettronica. E vedremo quindi qual è stato il percorso che ha portato alla realizzazione di questo sistema centralizzato che è stato citato appunto nei precedenti interventi, e passando da un approccio incentrato sui servizi ad un approccio che invece ha come riferimento l'utente e i privilegi di accesso che l'utente deve avere nell'accedere appunto ai servizi dell'istituto. E come poi infine questo sistema sia stato diciamo arricchito per integrare l'autenticazione con identità digitale SPID e CIE. Qual è il contesto? L'ISTAT fornisce, mette a disposizione un discreto numero di siti web, attualmente dovrebbero essere circa 130, di varie tipologie, come potete vedere nella rappresentazione grafica, e soprattutto siti di raccolta dati. E per la maggior parte di questi siti è prevista una forma di autenticazione per vari scopi, però ovviamente il problema dell'autenticazione è quindi molto sentito per l'istituto. E gli utenti del sistema sono abbastanza eterogenei, comunque diciamo possiamo classificarli in due categorie. E gli utenti che diciamo cooperano con l'ISTAT per la raccolta dati a vario titolo, rispondenti, reti di rilevazioni, enti, associazioni, eccetera, enti del SISTAN, e poi gli utenti che invece fruiscono i servizi ISTAT.
È da notare che uno stesso utente può svolgere più ruoli rispetto all'istituto. Per fare un esempio, un giornalista, un ricercatore che accede ai dati dell'Istat per il proprio lavoro potrebbe poi essere coinvolto in una delle rilevazioni dell'Istat, per esempio il censimento, e diventare anche un rispondente. E di questo ovviamente dobbiamo tenere conto, perché non è un evento assolutamente raro. Quindi gli utenti tipicamente accedono a più servizi dell'istituto. Allora, un breve riepilogo delle fasi per l'accesso ai servizi. L'identificazione consiste nel presentare il proprio identificativo, che tipicamente è lo username, il login, che non è un dato segreto e che identifica l'utente. L'autenticazione viene fatta fornendo invece una quantità segreta che, diciamo, nel caso più tipico è una password, ma può essere anche un PIN, una caratteristica biometrica. E la terza fase per l'accesso ai servizi è verificare quali sono i privilegi di accesso dell'utente, quindi l'autorizzazione. Quindi io so chi è l'utente, so che è veramente chi dichiara di essere, ma devo anche verificare che abbia privilegi per accedere alle risorse di cui richiede l'accesso. E ora, che cosa succedeva in passato per i sistemi Istat? Ogni sistema nasceva con il proprio sistema di autenticazione autonomo. E quindi un utente che accede a più servizi Istat si ritrova ad avere una coppia di credenziali di autenticazione per ogni servizio, sostanzialmente un'identità digitale relativa al servizio. E allora, gli svantaggi sono intuitivi, diciamo un disturbo per l'utente che deve memorizzare appunto le credenziali di svariate identità, e un onere per l'istituto che deve diciamo curare svariati sistemi di gestione identità, e probabilmente non riesce a farlo in modo corretto, e si introducono delle vulnerabilità nel sistema, e probabilmente il livello di protezione dei dati risulta non adeguato. Allora, da alcuni anni è stato adottato invece un nuovo approccio, appunto incentrato sull'utente. E l'utente viene diciamo gestito da un sistema centralizzato che gestisce tutte le utenze esterne che devono accedere ai servizi web dell'istituto. E questo sistema contiene l'identità dell'utente espresse come codice fiscale, quindi l'identificativo è il codice fiscale, autentica mediante password, e contiene anche degli attributi che qualificano l'utente e che definiscono i privilegi di accesso alle risorse. Allora, perché il codice fiscale? Il codice fiscale è noto all'utente, quindi l'utente lo ricorda facilmente, lo associa alla propria persona, quindi diciamo avrà una maggiore cura della gestione delle credenziali di autenticazione, e è abituato a usarlo perché in altre pubbliche amministrazioni viene usato da tempo, ma la cosa fondamentale è che il codice fiscale è quell'attributo dell'utente che ci permette, che ci ha permesso poi in seguito di realizzare l'integrazione di questo sistema con l'autenticazione con l'identità SPID oppure CIE. E questo perché il codice fiscale è un attributo presente in entrambi i sistemi. Quindi vantaggi per l'utente, perché in questa modalità deve memorizzare una sola password. L'istituto avrà, perché ovviamente ci sarà una fase di transizione in cui i vecchi sistemi migreranno sulla nuova modalità di autenticazione, ma alla fine ci sarà un unico sistema di gestione dell'identità di cui se ne curerà la sicurezza, si applicheranno le misure di sicurezza adeguate e si avrà un maggiore controllo del ciclo di vita delle utenze. Ora, come è stato realizzato questo sistema? Entriamo un po' più sul tecnico.
È stato un progetto portato avanti all'interno dell'istituto, utilizzando software open source che si chiama Shibboleth e che utilizza uno standard, che è lo standard più diffuso per lo scambio di informazioni di autenticazione tra gestori di identità e servizi. Ed è lo stesso standard che viene usato per le identità SPID e CIE. Supporta il single sign-on, quindi l'utente dovrà autenticarsi una sola volta nell'arco di una sessione per accedere a tutti i servizi a cui è autorizzato ad accedere. E permette l'integrazione anche con servizi in cloud, come ha già citato Rosa precedentemente, stiamo realizzando proprio l'integrazione con la piattaforma Teams che viene usata per i corsi di formazione per i rilevatori. E in questo modo i rilevatori potranno accedere con la loro identità digitale ISTAT alla piattaforma in cloud Teams. E come funziona brevemente l'autenticazione con questo sistema? E gli attori sono l'utente con il suo browser che accede ai servizi web, chiamati service provider, in questo linguaggio. E poi c'è un gestore delle identità digitali, chiamato identity provider. E tra l'identity provider e il service provider viene stabilita una relazione di fiducia. Il service provider si fida delle informazioni che vengono fornite dall'identity provider. E il flusso di autenticazione funziona in questo modo: l'utente si collega al servizio e viene ridiretto per l'autenticazione verso l'identity provider, dove esegue l'autenticazione. E la cosa importante da notare è che la fase di autenticazione, lo scambio di credenziali, viene solo tra utente e identity provider. Se l'autenticazione va a buon fine, l'utente viene reindirizzato nuovamente al servizio a cui voleva accedere e l'identity provider fornirà al service provider tutti gli attributi che permettono al service provider di gestire la fase di autorizzazione, quindi capire a che cosa può accedere l'utente. E come è stato integrato, diciamo, come è voluto il sistema per integrare l'autenticazione con SPID CIE. Sostanzialmente è stato aggiunto un modulo che permette, diciamo, di far funzionare l'identity provider come gateway verso l'autenticazione SPID CIE. In pratica, l'autenticazione viene delegata all'identity provider dell'istituto e il funzionamento dal punto di vista dell'utente è molto semplice. L'utente si collega alla pagina, al servizio a cui deve accedere, per esempio il questionario di censimento della popolazione, che è stato appunto il primo servizio con cui è stata messa in produzione questa integrazione. E viene rediretto alla pagina di autenticazione e la pagina di autenticazione presenta all'utente la doppia possibilità sia di autenticarsi con le credenziali istituzionali, quindi username e password, sia di autenticarsi con identità SPID o CIE. Nel primo caso, grazie. Nel primo caso, con il codice fiscale e la password, l'autenticazione viene gestita tutta all'interno del sistema ISTAT e il sistema restituirà gli attributi, che servono appunto per la fase di autorizzazione. E nel secondo caso, l'utente viene reindirizzato verso i server di identity provider SPID o CIE, che alla fine dell'autenticazione restituiscono i loro attributi. E il risultato, diciamo, significativo di questo sistema che è stato realizzato, di questa integrazione, è che gli attributi restituiti dagli enti di provider SPID e CIE vengono integrati con quelli degli enti di provider ISTAT, in particolare quelli che servono per gestire l'autorizzazione. E quindi il service provider avrà tutte le informazioni necessarie per capire che quell'utente che si è identificato in un sistema esterno all'ISTAT può accedere ad alcune risorse ISTAT. E SPID per l'ISTAT non è
esattamente un obbligo, almeno per alcuni servizi, perché non si tratta esattamente di servizi al cittadino, ce ne sono alcuni, ma la maggior parte dei siti di raccolta dati non possono essere classificati come tipici servizi al cittadino. E tuttavia l'opportunità di utilizzare SPID per chi ne è dotato, ormai si tratta di 26 milioni di persone, e può essere molto utile, infatti viene ampiamente utilizzato dai rispondenti al questionario del censimento della popolazione. E non possiamo appunto addentrarci di più nei dettagli tecnici, e vi lascio comunque i riferimenti miei e dei miei colleghi Andrea Credendino e Sabrina Filipponi, che sono di fatto coloro che hanno realizzato questo sistema, e quindi potete contattarci per avere ulteriori informazioni, e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Cecilia, mi sembra che tutti gli interventi siano stati, abbiano dei fili conduttori che mi piace in fase di chiusura riprendere. Sicuramente il concetto della trasversalità che avevo annunciato all'inizio, quindi sul primo intervento l'abbiamo visto perché si sta costruendo una base dati integrata, sul secondo perché comunque l'impianto messo in piedi per il censimento della popolazione di fatto lo si sta riusando anche per il censimento dell'agricoltura, per il censimento delle istituzioni, e anche sull'ultimo intervento, proprio perché è un sistema che supporta l'accesso dei nostri utenti a diversi sistemi. Così come mi sembra molto interessante anche la centralità dell'utente, proprio perché abbiamo visto come la valorizzazione dei registri lo propone all'utente vari tipi in base alla propria experience piuttosto che intenzione, insomma, vari prodotti da poter usare. Ed è interessante che nel concetto di utenti ci siano in realtà anche, come ci ha sottolineato Cecilia, i collaboratori. Quindi avere dei PC che vengono spostati da un utente all'altro e che però vengono totalmente governati dall'istituto centralmente, è vero che è una forma di sicurezza, però è anche un modo di supportare adeguatamente i propri collaboratori, che non devono impazzire nella gestione della propria postazione, e questo non è secondario. Così come l'utilizzo delle stesse identità che vengono utilizzate per offrire una collaborazione anche poi per potersi formare, anche questo lo trovo interessante, quindi l'idea dell'istituto che evolve offrendo dei servizi, ma non soltanto all'utenza esterna, ma anche ai propri stessi collaboratori. Ed infine, ovviamente, è stato molto interessante dal mio punto di vista vedere come tutti i progetti che sono già progetti grossi, già progetti che hanno realizzato tanto in istituto, in realtà hanno già le idee per andare ancora avanti. Quindi in quest'ottica dell'istituto che cerca sempre di anticipare alcune richieste, o lì dove non riesce ad anticiparle, ma comunque non smette mai di evolversi nell'ottica di offrire sempre un servizio migliore ai cittadini e anche di organizzarsi in maniera sempre più efficiente. Quindi io ringrazio tutti i relatori, i cui interventi sono stati per me molto arricchenti, e ringrazio coloro che ci hanno seguito. Ricordo che tutti i riferimenti sono sulle singole slide, e quindi certamente i nostri relatori saranno disponibili a fornirvi qualunque dettaglio voi necessitiate. Grazie a tutti.